È un'enorme sfida, che però non nasce da niente. Queste nove città, Prato compresa, hanno già fatto un percorso, hanno avviato una serie di politiche, hanno fatto una serie di scelte che ci hanno permesso di essere là fra le 100 città in cui sperimentare, anticipare quelle che saranno le scelte definitive per arrivare alla carbon neutrality. È certamente difficile, non è certo una strada in discesa, dovremo fare delle scelte e farle rapidamente, però una base di scelte compiute c'è già e questo sicuramente ci aiuterà nel percorso. Significa che entrambe le città hanno compiuto un percorso e che hanno intenzione nelle loro scelte amministrative che compiranno di continuare questa strada fino ad essere appunto città carbon neutre nel giro entro il 2030. È una sfida, fra l'altro ci consente di fare dei ragionamenti comuni, con il sindaco Nardella ne abbiamo già parlato, credo che alcune scelte, alcune politiche, penso soprattutto a quella della mobilità fra le due città, possano essere, anzi debbano essere pensate insieme, perché questo ci consentirà di potenziare la nostra proposta, oltre a quelle che riguardano ovviamente l'interno delle nostre realtà, ma insomma di andare in Europa e anche al Ministero a proporre qualcosa di ulteriore, come già stiamo facendo fra l'altro. Pianificare significa attuare politiche interdisciplinari, cioè la mobilità che si interseca con l'ambiente, le scelte di rigenerazione urbana con il verde pubblico, insomma ci sarà da mettere insieme varie scelte politiche e amministrative, non si può ragionare per compartimenti stagni, anzi quello che sarà vincente a mio modo di vedere sarà l'idea di mettere insieme politiche che guardano a settori contigui ma che non sono gli stessi e armonizzarle e renderle coerenti l'una con l'altra. Sarà una sfida interessante anche per la capacità di progettazione della pubblica amministrazione tutta, in particolare dei nostri comuni, che dovranno fare lo sforzo ulteriore di fare scelte nette, precise da parte della politica e di fare poi costruzioni coerenti e interdisciplinari da parte degli uffici.